come mai queste cure devono essere fatte all'estero? In Italia si sta muovendo qualcosa? Sì, infatti ho sentito qualche giorno fa che dal Parlamento hanno iniziato, penso che stanzino qualcosa di più per la ricerca sulle staminali, e naturalmente io spero che si vada ad un processo del genere per aiutare questi bambini che hanno bisogno, senza andare all'estero e avere questi costosi e naturalmente supporto, perché nessuno riuscirebbe a sopportare un costo del genere. Noi abbiamo fatto appunto questa campagna per la raccolta fondi, siamo riusciti ad arrivare alla prima tappa. A quanto siete arrivati? Penso sui 100.000 euro. E da chi siete stati aiutati prevalentemente? Innanzitutto io ringrazio anche il sindaco di Trebbiano, che si è naturalmente prodigato per aiutarci. Franco Lucente, infatti. Il parroco Don Davide, qui di Trebbiano, che anche lui si è adoperato per il conto corrente, come sapete, a suo nome, per rendere più trasparente tutto quello che veniva offerto. Il giornale Sette Giorni di Peschiera Borromini. Certo, il giornale Sette Giorni, Cittadino, la Gazzetta su Milano, Sette Giorni su Milano. E naturalmente tutta la gente comune, gli organizzatori che si sono offerti loro di lavorare, Stefano, e tutto questo dobbiamo ringraziare. Tutta questa gente ci sta aiutando molto, ecco. Però serve ancora tanto. Serve, perché lui il prossimo anno intanto ha un altro appuntamento con Banco, perché dovrà ripetere cellule staminali. E a differenza di quest'anno, che lui avrebbe dovuto fare camere iperbariche, lui non ha bisogno per il momento di farlo. Eventualmente il prossimo anno che andremo a Banco, nella nuova struttura ospedaliera, ci saranno appunto le camere iperbariche, se casomai ne avesse bisogno le farà lì direttamente. Perfetto, grazie mille. Grazie a voi. Ciao Stefano. Ciao. Ciao. Saluta. No, sei stanco?